tutti, non capisco. Ok, ora sono a fuoco. La situazione sta degenerando. Quattro correttori, tra cui uno nuovo bellissimo che ho comprato, ovviamente. Siamo a fare colazione. Colazione abbastanza abbondante stamattina perché sì. Niente, oggi di mattina sinceramente non so dove andremo. Nel pomeriggio andiamo a fare un giro sul battello, sarà molto carino, credo. Qualcosa di diverso. E poi c'è l'ultima sera e poi io voglio piangere e poi. Ciao! Stiamo per vedere questa roba qua, che se voi andate a Budapest vedete sicuramente dal fondo, e si chiama statua, non lo so, in realtà dovrei ascoltare la guida per sapere tutte queste cose, però sono troppo pigra. E quindi niente, vediamo che cos'è, magari lo scopo. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I can take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Telling me that it gets better. Does it ever? Help me. It's like the walls are keeping in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. Di che cosa stiamo per mangiare, quindi adesso vediamo insieme, sì, vediamo sì. Se me lo consiglio o no. Allora ragazzi, come prevedibile, infatti è accaduto. Non ha fatto male. Lituania Mike. Tanto ormai le zuppe fanno parte della mia vita. Però questo quindi è buono, è meglio. Abbiamo scoperto che è il goulash, il piatto questo tipico di Budapest e Ungheria. Niente di che, niente di grattante. Uno spezzettino normalissimo. Allora, patate, formaggio qualcosa e una pettina. Tra parentesi ci hanno portato pure un bicchiere di Coca-Cola e ora li assaggiamo. Crepe. Non è Nutella, però sicuramente cioccolato. Adesso l'assaggiamo, io l'assaggio. Crepe alla crema di noce con cioccolato sopra. Proviamo, 3, 2, 1, via. No, non lo so. Non è malato. Cioccolato positivo? Perché ti aspetti la Nutella con la crepe. Però la crema di noce non si sente per niente. Allora, mi invito di mangiare quel locale. So. Il goulash che vendevano non era vero goulash, quindi se volete assaggiare un goulash non andate là. Il secondo era ottimo per noi italiani. Il dolce un po' così. Ora stiamo andando qui a farci bellissimo. Stiamo andando per farci
un giro in barca, barca battello, quello che è sul Danubio. E niente, ora... Ah, ma è al chiuso. This night is cold in the kingdom. I can feel you fade away. From the kitchen to the bathroom sinking. Your steps keep me awake. Don't cut me down, throw me out, leave me here to waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. Oh please, please, could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down. Let me down, let me down, down. Let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Frange, ma quindi hai cambiato nome? Franche. Fortunatamente. Il mio nome l'ho scritto giusto? Loca. Mi mancherà tutto questo. Ah, ma stai registrando? Sì. Niente. Oggi ci sarò pure io nel video. Mm-hmm. Per niente. Sicilia è ovunque. Chiara, Chiara, saluto. Ai tuoi... I miei fan. Aspetta, com'è che le chiamano le tue amiche? Le tue amiche, com'è che ti chiamano? I tuoi followers? I'm Locani. I Locani. Senti, tu I'm Locani. Ciao, I am Locani. Siamo a Budapest. Ma ce ne dobbiamo andare. Allora ragazzi, stiamo facendo cena. Passate. Mi vedete struccata perché c'è stato un piccolo contrattempo, ma questi sono dettagli. Stasera non lo so, stiamo mangiando questi. Ovviamente non sono tutti miei, se no sembra una scassata. Vabbè, vi faccio vedere cosa abbiamo preso. Questo che sono chicken nuggets, nuggets di pollo. Francesco ha preso questo, che è un hamburger, però quando pare niente di che, ci avevano già detto che faceva schifo, quindi non l'ho preso. E poi i cocomeri, ovviamente, come ogni sera, le patatine fritte e i dolci. In pratica stiamo mangiando le stesse cose da 3 sere consecutive. Ah vabbè, domani si ritorna in patria e ce la vino. Passato quello che ho vissuto, perché veramente mi sono divertita da matti. Ho visto posti che non avrei mai pensato di visitare, tipo una sinagoga. Ho fatto un sacco di foto, ho registrato tantissimo, penso sia stata la gita in cui abbia registrato di più. Mi sono divertita veramente un casino. Non ci voglio tornare alla vita normale, ma purtroppo la vita normale ci aspetta. E niente raga, i prossimi vlog se ne parlerà a luglio, suppongo, con delle sorprese, molte sorprese. Quest'estate sarà un'estate esplosiva proprio, dopo l'esame. Dopo l'esame ci divertiremo. Niente.
niente raga, se i vlog della mia gita a Vienna e a Budapest sono piaciuti, lasciate un pollice in su. Se ancora non siete iscritti, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Livello carbone raggiunto il 100%. Salutate! Sì, no.